È incredibile! È iniziata questa nuova epoca, era del nuovo Battle Royale di questo di Ubisoft! Sì, c'è un nuovo gioco di Ubisoft! Che è un nuovo Battle Royale, forse migliore di Fortnite! E adesso partiremo e giocheremo, vedrete come sarà! Questa è la lobby! Oh mio Dio, sclero! Allora, questo gioco è formato tipo in verticalità, cioè nel senso ci si deve arrampicare sui palazzi di questa città. Adesso vedrete, è una cosa pazzesca, proprio... Mamma mia, piango! Ok, parte! Sì! Ecco, allora, è così che si deve fare, vedete? Allora, praticamente si vola con questa astronave finché non ci si vuole droppare da una parte piuttosto che da un'altra. Vedete? Quindi noi adesso possiamo andare da quella parte direttamente, per esempio a Throne Hall si chiama quel posto. E allora adesso ci andremo. Vedete, l'ho anche pingato. Cioè, nel senso, adesso io mi posso muovere così. Piango, raga, piango. No, vabbè, bellissimo. È bellissimo, io ho fatto il test prima. Allora, questa è la prima partita che gioco, però, eh. È veramente la prima partita che gioco, non ci ho mai giocato. Tu sei pazzo! Mamma mia, avete visto? Adesso entro in questo posto e prendo le cose. Ma se, guardate che difficile comunque mi sa, eh. Perché, no, vabbè, io... vabbè, c'è già uno, signore, signore, lei è antipatico e... Cosa ho fatto? Ma dove sono, scusate? Ah, adesso vi faccio vedere, dove è finito? Porca... No, dobbiamo andare, forza. No, raga, è difficile, aiuto. Assolutamente, allora io è la prima partita che ci gioco, quindi non sono bravo, scusatemi, mi fate giocare, mannaggia voi. Oh, ste persone che rompono le scatole tutto il tempo, che mi volevano già killare praticamente. Allora, io so che ho anche delle abilità, per esempio ho il teletrasporto. Mi posso teletrasportare, vedete? Eppure straordinariamente bello questo gioco. Porca miseria. Ah, qua posso rompere con le armi, si possono rompere. Ho trovato una cosa bellissima. E ho anche trovato la guarigione, molto bene. Allora, praticamente ora noi possiamo, da quello che ho capito, avere molte più modalità e possiamo, diciamo, si sviluppa, ripeto, in verticalità. Cioè, nel senso, noi possiamo andare sui palazzi. Se riesco ad andare. Aspetta, forse si deve far così. Chi è? Via per sempre, no? Ah, ho capito, ecco come. Ci si deve correre sopra. Allora, se ci volete giocare anche voi è molto bello. Questa purtroppo è solamente una demo, quindi potrebbe... Sì, signora stia zitta. Potrebbe finire, però noi ci dobbiamo provare a giocare almeno un pochino. Perché, boh, cioè a me sta già piacendo. Porca miseria, sono troppo fogato per questo gioco. Ah, allora, chi è? Scusi, no, stai scherzando. La mia mira, mamma mia, avete visto? Avete visto che mira? Ok, perfetto, sono stato eliminato. Probabilmente adesso ritornerò alla lobby iniziale. Dovrò ricominciare un'altra partita proprio come su Fortnite. E mi sono appena accorto che forse vi ho spaccato i timpani nel mentre che parlavo. Ma vabbè, allontaniamo un attimo il microfono. Allora, forza. No, vabbè, ma mi piace troppo sto gioco. Anche perché ti foga. Cioè, proprio ti dà quella spinta, no? Quell'adrenalina spintosa. Guardate quella città. Adesso la pingo come si fa su Fortnite, sempre con il pulsantino centrale del mouse. Allora, praticamente questa città è molto più alta, come potete vedere, quindi qua si può salire sui palazzi, una cosa bellissima. Adesso proveremo a farlo perché proprio mamma mia, fantasmagori, che cosa sto dicendo, è cringe. Allora, forza. Però allora qua ci si sale sopra il palazzo, ci si sale perché io so parlare pure bene italiano. Allora, molto bene, iniziamo a fare questa partita bellissima. Signore, però non è che se cade muore, vero? Perché io giustamente ho paura, no? Perché siccome non conosco questo gioco. Poi c'è la signora che a volte parla. Io, signora, le dico che deve stare in silenzio, perché sennò mi arrabbio, lei sa. Perché se poi le persone si mettono a parlare nei miei video così a caso, senza che si capisca niente, fra l'altro, io mi arrabbio, quindi stia in silenzio. Spe, che fa tutto così, no? Spa cosa? Allora, muro. In teoria qua ci si può arrampicare col muro, perché se vedete in basso, sotto, ci sono le abilità, eh? Le abilità. In teoria qua, con questa abilità, posso arrampicarmi sul muro. Adesso vediamo. Perché, no... Ah, ma forse in realtà muro vuol dire... Che figata! E quindi io posso fare un muro davanti...
No, bellissimo. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Ok, quindi devo andare nella allora, perché anche qua, come su Fortnite la mappa, diciamo, scompare. Diciamo, cioè, arriva la zona, no? Però non è come una tempesta che arriva, ma semplicemente la mappa collassa su se stessa. E quindi praticamente ci si deve andare. Ecco, praticamente qua, vedete, queste sono le zone rosse che stanno collassando. Quindi io ho pingato in teoria la parte dove dovrei andare, anche se non so come fare esattamente. In giro dobbiamo trovare altre armi, perché sinceramente io qua non mi fido a restare da solo. Ok. Allora, ecco, in teoria quello è il centro. Guardate! Ah, poi ho sentito anche che c'è una corona, ma non ho ben capito come si gioca bene con quella corona. Non ho ben capito cosa si deve fare con quella corona. E secondo me quella corona è il centro del gioco stesso, no? Quindi perfetto. Io non ho capito cosa si deve fare col centro del gioco stesso. Beh, dopo... Oh, ma guardate qua! No, vabbè, ma io sto saltando in aria. Ma bellissimo! No, bellissimo. E qua posso salire ulteriormente per caso? No, ok. Però posso, allora, vediamo un po'. Ok, posso andare da... Cosa sta dicendo? Posso andare da questa parte e non muoio, vero? Non sono morto, vero? No. Non ho perso nemmeno vita, spero. Allora, dunque, da quello che ho capito io, è molto, molto dinamico questo gioco. Cioè, nel senso, ci si deve muovere un sacco. Ci si deve saltare da un palazzo all'altro. Ci si deve arrampicare, cambiare strategia. Anche come diceva spesso all'inizio, perché l'ha pure ripetuto all'inizio, tipo, bisogna cambiare strategie, il metodo di gioco deve essere diverso, eh? Quindi si devono cambiare un sacco di cose, no? Nello stile di combattimento anche. Quindi vedrete che secondo me questo gioco ha molte possibilità. Ha molte possibilità di diventare un gran gioco. Guardate chi c'è là. Ho visto una persona che... Ok, perfetto. Allora, io direi di prendere anche un'arma, perché io qua ho tipo il lanciagranate, ma secondo me il lanciagranate non è molto utile per ciò che devo fare io, no? Ok, ho l'armatura in teoria. Oh, che bello, ho trovato un'arma. Vabbè, niente di che, è una pistoletta in realtà. È una pistoletta. Guardate, allora ci sono, vedete in alto a destra, ci sono le persone e le uccisioni. Allora, in pratica ci siamo in 49 persone e io ho fatto 0 uccisioni, perché appunto non sto trovando nessuno, quindi. Ma io poi dovete sapere che sono abbastanza scarso con questi tipi di giochi. Però sicuramente potrò migliorare molto se ci giocherò. Sicuramente ci giocherò un sacco, perché guardate chi c'è là. Mi scusi. La. Guardate, che figata. No, vabbè, me ne vado via. È bellissimo. Cioè, ti dà quell'adrenalina del tipo, oh mio Dio, sto per morire, però. Ma cos'era? Ma avete visto? Scusate. Cos'era? No, ho messo l'armatura per sbaglio. L'ho sprecata. Allora bisogna... Dovete tenere in considerazione che ci sono anche... Posso scambiarla? Grazie, questa armatura. C'è qualcuno, mi sa, vero? Sto sentendo qualcuno. Allora, secondo me qua dentro c'è qualcuno, perché sinceramente io sto sentendo gente. E intanto bisogna stare attenti, perché le zone stanno collassando su se stesse. Quindi se le zone collassano, poi dopo è un problema, perché praticamente noi moriamo proprio come su Fortnite. Però io sto salendo qua sopra perché ho sentito qualcuno, ma non sono sicuro di chi ho sentito. E non sono sicuro se proveniva da questo palazzo, diciamo, il rumore, oppure se proveniva da qualche altra parte. Io vorrei uccidere qualcuno per farvi appunto vedere come si uccide. Però se non c'è nessuno... Allora, da quella parte sto sentendo degli spari e sto vedendo anche dei movimenti. Ok, perfetto. Allora, proviamo ad andare da questa parte. Ma vedete che qua la zona sta collassando? Ecco, è così la zona che praticamente si sta praticamente collassando su se stessa. E praticamente così si vede tutto quanto distorta la mappa. È bellissimo. Cioè, guardate qua, è tipo una specie di scenario di... No, vabbè. Sto amando. Vi giuro, sto amando sto gioco. Lo sto adorando. Cioè, lo sto... Oh mio Dio, bellissimo. Però com'è che faccio? Cos'è stato? Brutto, schifoso. Allora, chi è? Ehi, qua io sto morendo. Scusate, ma si può recuperare? Sono morto. Porca miseria, sono morto. Vabbè, allora, io direi che
Questo è stato un breve video per vedere cosa ne pensate voi, se vi piace oppure no. Io sicuramente nei prossimi giorni porterò altri di questi video su questo gioco, perché veramente c'è proprio bellissimo, mi sta piacendo un sacco, quindi vorrei continuare a portarlo proprio perché secondo me è un gioco che merita un sacco e che finalmente magari può essere da sostituto a Fortnite, perché fatevelo dire, ma Fortnite ha un po' rotto le scatole, se lo posso dire, è un mio pensiero, quindi sì che lo posso dire, però questo gioco potrà magari essere il sostituto, speriamo, se Ubisoft fa le cose bene. Mi raccomando, vi voglio bene, Ubisoft, voi fate dei bellissimi giochi. E confido, confido che riusciranno a tirare fuori da questo gioco ancora di più di questo. E fidatevi che già è tanto, è già è tanto. Quindi, grazie per aver guardato questo video, Dunisiani, questo video meravigliosamente bello ed innovativo, per questo gioco meravigliosamente innovativo e bello, perché sinceramente, cioè, nel senso, qua ci voleva proprio una ventata d'aria fresca. E quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Dunisiani.